Pistoletto, un protagonista internazionale dell'arte, attivo a Torino dalla metà degli anni 50. Nel 1985 Pistoletto ha presentato una serie di sculture sotto il nome di Poetica dura o Arte dello squallore. Ha scritto Arte dello squallore, arte parassita della mortificazione, superficie della desolazione, superficie ottusa, un'arte repulsiva che non rappresenta niente. Squallore delle cose senza arte, arte che asporta, arte che rende duro l'occhio e il pensiero. Poetica dura, contrapposta all'edonismo e al piacere di alcune tendenze più recenti dell'arte delle ultime generazioni. Volume obliquo, volume inteso come superficie che si espande in profondità. Un pittore che fa sculture leggere in poliestere, uno scultore divenuto celebre con quadri pesanti in acciaio riflettente. Volume obliquo con superficie policroma, materiale leggero ricoperto di tela dipinta. Una superficie che si espande nella profondità, un oggetto che diventa oggetto fra tutti quelli della realtà, che può essere appunto squallida. Nella Galleria Pieroni gli oggetti, quattro volumi, giocano tra di loro e con lo spazio ambiente. Volume basso. Spessore idiota di un'arte schiacciata e sbavata, faticosa come un parto. Arte senza peso e senza strumenti, scrive Pistoletto, ma lorda come il brulicare di un'umanità disgustosa. Volume torto, una superficie che mostra il quadro, la superficie e la sua profondità nello spazio, profondità di oggetto. Questo volume torto ci ricorda alcuni pezzi fatti nel 1966 da Pistoletto e allora chiamati oggetti in meno. Tentativo di superamento delle nozioni dell'avanguardia fin dai primi anni 60. Oggetti in meno come proposta di eliminare l'accanimento contro le barriere, contro il superamento delle avanguardie passate, tipico dell'avanguardismo ancora imperante in quegli anni. Volume diagonale policromo, superficie martoriata dal colore e dagli strumenti di lavoro. Negli anni Ottanta Pistoletto ha realizzato un certo numero di sculture in poliuretano, figurative, con personaggi, complesse riunioni di pezzi, di opere appartenenti alla iconografia della storia dell'arte. Oggi i volumi si presentano come oggetti astratti, composizioni astratte. Tutta l'opera di questo artista è giocata intorno ad un unico pensiero, basata concettualmente su una ricerca di approfondimento delle nozioni stesse con cui si lavora tra il reale e l'irreale, tra la realtà e la finzione.
I quadri specchianti iniziati nel 1962 da questi quadri, da queste tele in cui non c'era più che un personaggio senza fondo e poi dopo realizzati in acciaio riflettente, hanno dato appunto la misura dello sprofondamento della realtà nell'irreale, della verità nella finzione. Una nuova prospettiva, al di là di quella rinascimentale, geometrico-scientifica, viene introdotta da Pistoletto fin dai primi anni 60 con i suoi noti, celebri quadri specchianti. Questi sono gli oggetti in meno costruiti nel suo studio a Torino nel 1966 e raccolti appunto a Forte Belvedere. Oggetti in meno in quanto non più tentativi di nuove soluzioni nell'arte sul prato di Forte Belvedere, le nuove sculture iniziate alla fine degli anni 70. Riassumendo il suo lavoro, Pistoletto ha parlato di quattro generazioni di opere. Qui abbiamo appunto la terza generazione di sculture in qualche modo ricollegate all'iconografia della storia dell'arte passata. Ogni scultura può essere considerata come un insieme di tutte le sculture possibili del passato. Scultura anche come assemblaggio di tutte le sculture possibili nel futuro. Dunque opera d'arte commista con la realtà, con tutti gli oggetti della realtà.